Quali misure concrete proponete per stabilizzare il personale precario e porre fine all'abuso di contratti a termine nella scuola? Oltre all'immissione in ruolo, quali altri strumenti ritenete utili per garantire percorsi di carriera più stabili e prevedibili? Vanno tenute in considerazione le condizioni oggettive. Per quanto riguarda la questione del precariato, ci troviamo di fronte ad un numero enorme, un numero elevatissimo di precari, parliamo di oltre 200.000 precari, ed è un problema, oggettivamente un problema che va affrontato, che rappresenta, permettimi di dirlo, uno scandalo tutto italiano, perché immagino in un paese europeo come la Francia, la Germania, i paesi scandinavi, la Spagna, avere più di 200.000 precari in cattedra significa oggettivamente non garantire la continuità didattica, di cui ci riempiamo la bocca. Di fatto noi ci troviamo di fronte a un quarto dei docenti in cattedra che sono dei docenti precari, che quest'anno sono in una scuola, l'anno precedente erano in un'altra, l'anno successivo saranno in un'altra ancora. È chiaro che questa esperienza ce lo dice anche l'Europa, che ci ha richiamato nuovamente di evitare l'abuso dei contratti a termine. Qui abbiamo docenti che hanno 6, 7, 8, 9, 10 anni addirittura di insegnamento con incarichi annuali, che andrebbero presi in considerazione anche rispetto ad un sistema di reclutamento che di fatto è un sistema fallimentare. Un sistema fallimentare perché, le faccio un esempio, tenga conto che ci sono docenti che hanno fatto il concorso del 2020, il concorso del 2022 e il concorso del 2023, non sono rientrati perché i numeri e i posti messi a bando erano abbastanza ridotti, e ovviamente hanno superato tre concorsi. Allora mi chiedo io, anni e anni di servizio, concorsi superati, che senso ha andare a fare nuovamente un quarto concorso? Quelle persone hanno un'esperienza sul campo, hanno vinto dei concorsi, sono idonee dei concorsi, vanno considerati per le immissioni in ruolo, e chiaramente tutto questo richiede una grande volontà politica. Come pensate di affrontare la questione del precariato storico, considerando le diverse situazioni e anzianità del servizio personale coinvolto? E soprattutto, perché siete oggi in piazza? Noi abbiamo già nel lontano 2022 formulato una proposta concreta. Stabilizzare 250.000 precari, costa ogni precario per la sua stabilizzazione, costa 715,16 euro. Questo è il costo. È chiaro che tutto questo deve diventare strutturale. Se è necessario, la politica può anche intraprendere un'iniziativa presso la Commissione Europea, presso l'Unione Europea, anche per uscire fuori, anche se provvisoriamente, dai vincoli di bilancio, perché il problema drammatico del precariato nella scuola in qualche modo deve essere affrontato. Non è che è la scelta o un'iniziativa che viene presa per questioni particolari, stiamo parlando dell'istruzione, che è un bene primario insieme alla sanità per qualsiasi società. Quindi da questo punto di vista l'iniziativa da parte della UIL Scuola è da tempo che è stata messa in campo. È chiaro che c'è bisogno di volontà politica, e la volontà politica si manifesta nel momento in cui si sceglie di trasformare l'organico di fatto in organico di diritto. Questa è la strada maestra per poter affrontare questa situazione. Poi ovviamente siamo in piazza per tante questioni, in primo luogo il tema della perdita di potere di acquisto. Io amo ricordare Gillo Ponte Corvo, quando diceva che qualcuno, soprattutto nei meandri del potere, da tempo ha smesso di prendere il tram. Con questo che cosa voleva dire? Che non ci si rende conto di quello che succede quando si va semplicemente a fare la spesa. C'è un tema fondamentale del rinnovo contrattuale, un rinnovo contrattuale dove il recupero dell'inflazione è appena al limite di un terzo di quella che è la reale inflazione. Abbiamo la questione del contratto che è da rinnovare nel triennio 2022-2024. Questo è il punto, diciamo così,
di arrivo di una politica che consenta in qualche modo veramente di guardare ai lavoratori della scuola in modo concreto e in modo serio. Poi ci sono tanti altri temi, la questione del taglio del cuneo fiscale, ma diciamolo chiaramente, questa manovra colpisce in primo luogo il ceto medio. Il cuneo fiscale è pagato dall'IRPEF e l'IRPEF la pagano i lavoratori dipendenti. Io amo portare dietro la mia busta paga, nel mese di novembre ho preso circa 900 euro perché ci sono una quantità di addizionali IRPEF, saldi finali di IRPEF che mi hanno portato ad uno stipendio di questo genere. Vale per me, vale come tutti i lavoratori della scuola. E poi c'è la questione stipendiale di cui ci riempiamo sempre la bocca, e io non amo fare i paragoni con l'Europa perché sono molto spesso fuorvianti. Il tema di fondo è che un insegnante di scuola primaria che entra di ruolo a malapena arriva a 1500 euro, un collaboratore scolastico a malapena arriva a 1100 euro. Queste sono le questioni concrete rispetto alle quali confrontarci. Poi, se non si vuole agire in Europa anche per la questione del precariato, nell'intenzione di fare uno sforzo anche per uscire fuori dai vincoli di bilancio, la possibilità c'è attraverso le politiche fiscali, diciamocelo chiaramente. Qui andiamo avanti a condoni, concordati, ci troviamo di fronte, diciamo così, ad un pagare da parte solamente della classe lavoratrice e soprattutto della classe che prende un semplice stipendio. Non si vanno mai a colpire le rendite, perché ci sarebbe la possibilità di ricavare risorse per affrontare le questioni dell'istruzione, così come le questioni della sanità. E poi mi consenti anche di dire, anche sul DL sicurezza c'è un attacco alla libertà di manifestare e al dissenso, perché i temi sono tanti, e chi dice che questo è uno sciopero politico per dire che fondamentalmente non ci sono le ragioni, io ne ho elencate alcune, potrei continuare ancora per molto tempo a elencare le ragioni per cui siamo in piazza. Ci sono certo delle ragioni politiche, ovviamente delle ragioni politiche, ma quelle ragioni politiche si basano assolutamente su problemi reali. Per queste ragioni la Federazione UIL Scuola Rua è in piazza, per questa ragione la Federazione UIL Scuola Rua è in campo a difesa e a tutela dei lavoratori della scuola.